Una battuta, presidente, segretario, se io applicassi, o anche il Porcellum, ma se io applicassi l'Italicum, lei a punto e capo non potrebbe venire, perché ci sarebbero le soglie di sbarramento. Perché no? No, per le soglie di sbarramento. Perché no? No, io no, sto... guardi, allora, non mi metta la sindrome del piccolo partito. Dico, non, io credo che in Parlamento, nelle istituzioni, ci vai se prendi il consenso sufficiente. Quello che è drammatico di questa legge è che le dichiarazioni reciproche sono da parte dei grandi partiti: facciamo una legge per eliminare i piccoli, no? E da parte dei piccoli cerchiamo di salvare la sedia. Non è questo. Il tema è prendere un consenso sufficiente per poter rappresentare i cittadini. Questa legge, io voglio dire, non è una bella legge, sicuramente ha dei punti negativi, però intanto si parla di legge elettorale. Sono 7 anni che aspettavamo una legge elettorale, c'è voluta pure la Corte Costituzionale per mettere in moto questo meccanismo, perché sennò hai voglia di aspettare tempo. Ci sono delle cose positive, una per tutte è quella della soglia e lo sbarramento per il premio di maggioranza. Anch'io avrei preferito uno sbarramento al 40%, però già ieri sera in una trasmissione Mannheim ha rappresentato un suo studio, una proiezione, e ha detto con chiarezza che se nel caso del centrosinistra, per esempio, non c'è una coalizione composta almeno da Partito Democratico, SEL e Italia dei Valori, non ci sarebbe una maggioranza. Questo non vuol dire che questa sia la coalizione, però ti costringe a discutere e a progettare con altri, e questo credo sia una cosa importante. C'ha delle questioni negative. Uno, il fatto che i cittadini non possano votare, scegliere i propri rappresentanti. Noi eravamo per le preferenze, invece adesso con la lista bloccata, corta o lunga che sia, è sempre una scelta della segreteria di partito, e quindi il cittadino voleva a riappropriarsi del diritto di scegliere i rappresentanti, e con questa legge non riesce ancora a farlo. Questa legge prevede una cosa che secondo me è una vergogna, e cioè il fatto della legge salvalega, ora mettiamola come volete, e della presenza in 3 regioni, ma io non capisco perché 600.000 cittadini concentrati in 3 regioni hanno diritto di rappresentanza, e 600.000 cittadini che invece sono presenti sparpagliati in tutte le regioni d'Italia non devono essere rappresentati. Certo. Questo non mi pare che sia serio, lo dico con molta franchezza, quindi non è la sua perdere il 4%, 3%, ma il tema è la rappresentatività. I cittadini padani valgono più dei cittadini laziali o dei cittadini napoletani? Non credo. Ecco, questo è un tema serio, e credo che la Corte Costituzionale su questo si debba anche pronunziare, perché c'è anche un problema, secondo me, di violazione dei diritti. Detto questo, se dobbiamo lasciare la lista bloccata, possiamo fare un intervento, si parla anche di riforme costituzionali, modifichiamo l'articolo 67 della Costituzione, almeno siamo onesti. Cosa dice l'articolo 67 della Costituzione? Parla di divieto, di vincolo, di mandato per i parlamentari, che significa, tradotto, che materialmente non consentiamo più, visto che se io vengo eletto con le preferenze e prendo 100.000 voti, sarò anche libero di cambiare partito perché rispondo ai miei elettori che mi hanno votato. Ma visto che i miei elettori non mi possono votare e votano il mio partito, bene, allora a questo punto, guardi, impediamo a un parlamentare di cambiare casacca.